forse ulteriori approfondimenti tecnici che arrivano dalla Minardi. Sì Sandro, ne approfittiamo perché abbiamo con noi due responsabili, gli ideatori di quel cambio Minardi che è un po' la novità nella Formula 1 di quest'anno, quindi gli ingegneri e il responsabile della CRP. Partiamo subito con, analizziamo un pochettino questo cambio velocemente. Il cambio è ottenuto mediante una microfusione in lega di titanio mediante un modello a perdere realizzato in rapid prototyping. È una cosa innovativa, si sta comportando molto bene e lo stesso team ha riscontrato diversi miglioramenti rispetto alla versione in magnesio. Ecco, intanto facciamo conoscere agli spettatori chi siete. Sono Cevolini Frank, sono responsabile tecnico della CRP Technology di Modena. Ecco, mentre passiamo a un altro personaggio che è praticamente chi ha finanziato questo cambio? Ma no, diciamo che ho avuto l'idea di provare a fare qualche cosa di diverso nel cambio, dato che le strade ormai percorse erano tutte uguali e non c'era stata innovazione da 3-4 anni. E allora ho pensato di applicare quello che avevo visto fare in America su altri particolari, dall'aerospaziale e anche in cose più semplici tipo le mazze da golf, applicarle invece al racing. Poi abbiamo provato e il risultato è stato molto buono. Facciamo conoscere anche lei chi è agli spettatori e poi soprattutto diciamo, mi pare di capire anche che ci siano anche delle nuove, dei nuovi contatti con anche team importanti. Sì, io sono il papà di Franco, sono ormai vecchio, però insomma un po' di esperienza ancora serve. E diciamo che sì, abbiamo avuto qualche contatto, ancora non c'è niente di concreto, però sicuramente è molto molto interessante la cosa. Si sta dimostrando una cosa veramente appetita dai team, però vedremo insomma. Futuro ancora da scoprire. Mi restituiamo la linea, Sandro a te. Sì, ecco, diciamo che appunto ci sono dei vantaggi pratici enormi, quindi un cambio molto più leggero, si parla addirittura di 15 kg in meno e pensate che l'ingegner Forghieri avrebbe utilizzato il cambio della Minardi in titanio proprio sulla sua monoposto ideale che presenteremo nel servizio di domani. In superregia in alto a destra vediamo l'uscita di pista di David Coulthard, c'è un problema, la sospensione posteriore sinistra, quindi questo potrebbe